Che bello è FIFA 16. E ragazzi, qui è il Betting Canale. Siamo siamo su FIFA 16, questo grande gioco veramente che quest'anno ha superato veramente, diciamo, è stato fantastico, veramente, proprio azzeccato proprio la perfezione. Ma cosa sto a dire? Ma cosa cazzo, dai, su, dai. Sì, purtroppo, ragazzi, resta quello che è, miglioramenti ci sono, ma non tutto del completo. Allora, signore, siamo in divisione 2, e oggi voglio provare a fare, guardate questa rosa qua, questa rosa del Pescara, questa rosa del Guerriero, secondo me, proviamo un Pescara, secondo me, una delle rose migliori, e eccola qua, metteremo Insigne, Immobile, poi Caprari, centrocampo 3, mettiamo con Benali, che secondo me è un gran giocatore, Vere e Verratti, poi trazione adesso per Scienzi, Capuano, Romagnoli, Zampano e Perin, e signore, si parte per questa avventura. Gran botta, attenzione a quella fascia sinistra là che... Mamma mia, due giocatori del Lille. Non intesa tra i due sarà. Mamma mia. E il terzino spingerà. Piuttosto offensivo, puntando molto su... ecco! Ma dai, ma... Ah, vedi? Questi sono i difetti di FIFA 16, perché tu nemmeno non la tocchi, tieni L2. E le due nel tutorial dice mantieni tieni le mani dietro la schiena e basta, non si fa fallo, va. Verde e tiro, ma che cazzo è questo? Verratti e adesso, mamma mia, che tiro di Verratti, signori, si parte molto alti. Benali, sinistro, mamma mia, ancora il portiere. Agüero, parata straordinaria. Mamma mia, Perin, gran Perin, grande. Mamma mia, Caprari, gran tiro, gran tiro, signori. Cazzo l'angolo. È rigore, cazzo. Calcio di rigore, rigore, mamma mia, rigore, signori. Andavi anche peggio. Ora, la caviglia, la calciata. Cazzo va per in tira, dai. Allora, chi lo tira a rigore? Quello che se l'ha procurato. Verratti. 1-0 Marco Verratti, 1-0 signori, meritatissimo, dai, meritatissimo, questo è vantaggio, signori, abbiamo attaccato di più. Mamma mia, Ciro Immobile, Ciro Immobile, signori, ragazzi, incredibile, 2-0, mamma mia. Che giocate qua proprio! Ma Ciro Immobile! Ancora Ciro! Ciro ancora! Entra nel rigore! Ciro! Ciro la mette là! E tiro! Non è finita il tiro! Mamma mia, come stiamo veramente spaccando! Bene di tiro! Fuori! Mamma mia! Mamma mia! No, il buco! De Bruyne! Oh, colpisce di testa! E vaffanculo! È uno stronzo, vabbè. Il punteggio adesso è... Fa niente. La mediana del campo. De Bruyne. No, il taglio. Mamma mia. No, Agüero! Dai, non è possibile, dai. Vabbè, dai, due tiri, due gol. Match davvero spettacolare. Insigne, signori! 3-2! Lorenzino! Insigne! Mamma mia! Mamma mia, che giocate!
3-2 di nuovo, grande azione. Occhio al tocco interessante. Mamma mia, grande, grande, grande azione. Bellissima azione. Verde, gran tiro, si è provato. Una gran parata di Hart. E tiro, mamma mia. Non ci credo, ma cosa cazzo sta fatta? E questo è il fallo, dai. Porca la merda, non ci credo. Non ci credo, non ci credo, mamma mia, che driving! E tiro, mamma mia! Ora fa, dai, ma che cavolo! Quante cazzo le ha prese Hart oggi? E tiro! Dai! Ma non è possibile, però! 5 al termine, parità assoluta. Ma dai, ma non è possibile, dai, si è scontrato. Qua, ci punisce, qua. C'è spazio davanti a sé. Ma dai, ma non è ma non è possibile sta roba, ma non è possibile, ma che partita di merda, dai. Cioè veramente, queste sono partite veramente di merda. Quando domini e dopo lui ti fa 4 tiri e qua. Sì, vaffanculo, va dai, fuori gioco, vabbè dai. C'hai ragione tu, dai. C'hai ragione tu, dai. Dai. Ma non ci credo, non ci credo. Mamma mia, non ci credo, non ci credo. Calcio d'angolo che può essere il momento chiave della partita. Vai. Ma dai, non è possibile, cazzo, dai. Guarda, adesso mi fa il gol, ma vaffanculo, dai, ma vaffanculo, veramente, dai. Non è possibile, non è possibile. Questo, ragazzi, che fa incazzare, proprio incazzare. Guarda, 3 gol. Merda, merda. Se non sono, pallone di merda. E lo prendi. Dai, dai, ragazzi. E questo, signori, ecco, questo è un esempio di FIFA. Dai, non puoi prendere 4 gol con 4 tiri, perché lui veramente non ha fatto niente. Cioè, qua mostra 8 tiri in porta, non sono 8 tiri in porta, con le deviazioni e tutto mostra 8 tiri. E andiamo, signori, dai. Hanno perso la prima gara, oggi devono cambiare passo. Cioè, almeno un punto. Oggi rischierebbe di pregiudicare il... Quagliarella. Prova ad andare. Il destro di Quagliarella. Dice di no. Che prova una magia anche lui. Ma cosa cazzo fa Perin? Ma cosa cazzo fa oggi Perin? Un autogol che potrebbe pesare molto. Ma il portiere non è il difensore centrale, cavolo. Che cazzo di interventi sta a fare Perin? Fanno girare il pallone molto bene. E tiro! 1-1, signori! 1-1! Manolo! Manolo Gabbiadini, signori! Un giocatore fantastico! 1-1! No dai, due gol uguali! Ragazzi, mi ha fatto due gol veramente uguali! Uguali! Lo sapevo, e tiro, rete, ancora lui, signori, ancora lui, ma no, Gabbiadini, è già quando avesse partito il mancino, ecco, in questo momento, qua, questa va bene, e la palla è entrata, signori, 2-2, man of the match, ma no, ma non è possibile, non ci credo, 3-2.
Cioè, dove ragazzi? Guardate che cosa riesce a fare, poi fa un tiro, guarda, reale. Krishna, entra, il tiro! È un rammarico incredibile. Attenzione. Entra in area, il tiro, gol 4-2. Va bene così, dai. Va bene così, ragazzi. Non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Non so, non c'è niente da fare, il gioco c'è, ripeto, il gioco c'è della squadra, ma non arriva il risultato positivo, ma eccolo Milos, fate Milos, il tiro di Milos, in fuori gioco carcere, in fuori gioco carcere, è finito. E finita, poi non ditemi che è tutto nell'intesa per certi temi, l'intesa deve essere a 100, almeno 90, non è vero. E non è che con 5 stelle si vince, si può anche con 4 come prima, quindi, anzi, prima eravamo molto molto meglio comunque la squadra, secondo me, soprattutto in prima partita. Va bene ragazzi, questo vi fa, questo è FIFA purtroppo, non va sempre come si vuole, rimane con risultati positivi, cioè nel senso a me non pareggio, a me è un 3-3, no, niente, vabbè. 0-0, due partite, due sconfitte. Vabbè, vabbè. Niente, riguardo FIFA 16 quest'anno, diciamo è stato. All'inizio è stato un gran gioco, ma purtroppo, ripeto, ci sono sempre ancora dei dettagli che danno molto molto fastidio. Vedremo adesso FIFA 17 con Frostbite Engine. Speriamo che questo è l'anno di FIFA, perché niente, signore e signori, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi ovviamente e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video.